Assessore, questa mattina è stata presentata nella sede della provincia l'Accademia internazionale dedicata alle scienze neurologiche che ha scelto San Quirico e quindi la provincia di Siena per la sua sede. Un'esperienza unica, che ruolo ha avuto la provincia per attrarre questa importante opportunità? Sì, la provincia di Siena ha svolto un po' il ruolo di coordinamento tra i vari attori del territorio per attrarre questa scuola nella nostra provincia. Questo lavoro, insomma, fa parte di una strategia più ampia, che è la strategia dell'attrattività che abbiamo messo in campo nelle settimane scorse come provincia, e questo è il primo risultato che andiamo a presentare. Abbiamo coinvolto tutti i soggetti capaci di portare un contributo positivo per raggiungere il risultato che stamattina abbiamo presentato. In questo caso, come dire, due istituzioni, appunto la provincia di Siena e il comune di San Quirico, che ha messo a disposizione un importante immobile, il palazzo Chigi Zondadari, che è appunto la sede della scuola, e due istituzioni finanziarie, Fises e Filitoscana, che hanno supportato l'investimento iniziale per far partire la scuola. Questo dimostra di come appunto la strategia di attrazione che abbiamo messo in atto può produrre risultati e produce risultati positivi in termini appunto poi di ricadute economiche per questo territorio.